La showgirl Melissa Satta ha inaugurato la 18ª edizione del Gardaland Magic Halloween, l'ormai tradizionale evento durante il quale creature di ogni genere, decori e show trasformano il parco in un luogo terribilmente divertente. Madrina d'eccezione di questo inizio di stagione, dunque la conduttrice e modella, moglie del calciatore della Fiorentina Kevin Prince Boateng, perfettamente calata nel ruolo di una bellissima strega grazie a un originale stile Halloween. Ad accompagnarla in questa divertente giornata anche il piccolo Maddox, perfettamente a suo agio nei panni di uno spaventoso mostro. Il tutto mentre babbo Kevin è rimasto a Firenze per allenarsi con la squadra. Oggi sono qua con mio figlio, quindi insomma ci stiamo dedicando anche al mondo dei più piccoli. E abbiamo fatto da Peppa Pig alle giostre dei cavalli, quindi insomma lo sto vivendo con più spensieratezza proprio da bimba. Ma è molto bello perché veramente poi puoi spaziare tra mille cose diverse, quindi è veramente, veramente bello. Melissa Satta festeggia Halloween. Quando ero piccolina festeggiavo Halloween perché io sono nata in America e quindi insomma in America lì si sente veramente tanto Halloween, ci mascheravamo. Da piccola mi ricordo il mio costume preferito era quello da zucca, era una bella zucca arancione con questo body verde sotto e un piccolo cappellino che faceva il picciolo, quindi sì era divertente. Poi quando mi sono trasferita in Italia l'ho festeggiato un pochino meno, ma perché da noi diciamo che si sentiva appunto di meno. Adesso invece poi ci sono queste occasioni meravigliose e quando posso poi mi maschero come oggi. Come ti diverti? E io come mi diverto? Mi diverto in tanti modi, da quando sto a casa con mio figlio a fare i giochi, a quando esco con le mie amiche ovviamente, o con la mia famiglia, o appunto poi dedicarmi insomma, nei momenti speciali come questo, qua diciamo che il divertimento arriva al massimo, ci svaghiamo e sai, un po' per tutti, penso che anche per gli adulti è il momento in cui lasci a casa i problemi, i pensieri, lo stress del lavoro, torni un po' bambino e ti diverti appunto come si faceva tanti anni fa. Gli appuntamenti nel parco del divertimento continueranno per tutti i weekend del mese e nel Ponte di Ognissanti dal 31 ottobre al 3 novembre. La grande novità di questa edizione saranno i venerdì da paura.